Philips ha l'obiettivo di migliorare la vita di 2 miliardi di persone entro il 2025 e per farlo vuole partire ovviamente dal suo interno. Per questo motivo ci siamo dati degli obiettivi sfidanti anche in termini di parità di genere. Entro il 2030 vogliamo che il 30% delle nostre posizioni di executive leadership sia ricoperto da donne. Come raggiungiamo questi obiettivi? Attraverso dei piani di diversity inclusion che partono fin dall'inizio, dal primo step, ovvero quello dell'assunzione. Ci siamo dati l'obiettivo di avere sempre candidati che rappresentino ugualmente entrambi i generi. Ovviamente poi il migliore vincerà la sfida per ricoprire quel ruolo, ma questo è un primo step importante. Il secondo step è quello anche di favorire lo sviluppo della carriera. Non serve solo avere parità di genere in termini di bilanciamento, ma è importante che poi ognuno di noi abbia la possibilità di sviluppare la propria carriera. E per questo ci sono programmi anche di mentorship per tutti i middle management, non solo per la parte femminile. Abbiamo analizzato la nostra popolazione aziendale per fasce d'età ed è emersa la seguente analisi. Nelle fasce d'età più avanzate si evidenzia ancora un forte squilibrio di genere. Invece abbiamo assistito a una ottima inversione di trend nelle fasce d'età più giovani, tra i 25 e i 40 anni. Questo ovviamente non è un elemento casuale o un bilanciamento casuale, ma è il frutto proprio delle politiche che abbiamo messo in atto. Altrettanto evidenziate anche dal risultato del nostro Inclusion Impact Index nel 2020. Abbiamo raggiunto uno score di circa il 75%, migliorando verso noi stessi nell'anno 2019, quindi vuol dire che stiamo invertendo un trend e siamo anzi virtuosi nel continuare un trend, ma anche con uno score sicuramente sopra quella che è la media rispetto ad altre aziende. Concludo dicendo che la parità di genere non è l'obiettivo di un unico attore del sistema, ma è importante che tutto l'ecosistema intorno a noi si muova attivamente. Il PNRR è una buona opportunità per dare un'ulteriore svolta al paese Italia.